Buonasera amici di Racing Team Italia, io sono Axel, conosciuto anche come I'll Mind of Axel, e stasera sono in cabina di commento col mitico Aldone. Buonasera Aldo. Ciao Max, buonasera a tutti ragazzi e benvenuti al nostro consueto appuntamento con il VRL Gruppo 1 a Le Mans stasera. Eh sì, Spettacolo in pista. Le Mans, una pista molto lunga, 3 minuti di pista circa affrontate dal nostro gruppo 1, una pista lunga, insidiosa e parecchio divertente però anche dal punto di vista combattivo perché le curve non mancano, c'è un bel rettilineo, si sfrutteranno tante scie e vedremo chi la spunta e chi farà vedere che è più costante e non ha paura di questa pista. E come dicevo appunto siamo qua alla SART con il gruppo 1, adesso hanno appena iniziato le qualifiche. Appena partiti, guarda, in questo momento. Intanto ne Appena. approfitto per salutare il nostro nuovo follower, Axel H2ZR, gli diamo il benvenuto nel Benvenuto, grazie nostro per essere MRT. diventato un follower, grazie mille, continua a seguirci. E vediamo, salutiamo anche un po' la chat. Buonasera Omar, buonasera Revenge, buonasera sempre la Mail, buonasera anche al nostro Diego. Salutiamo anche il Sina, dove siamo? Salutiamo anche il Sina, Cioè, esatto. ci saluterà Diego. Hai Intanto visto? un saluto speciale al nostro Arlo, che stasera l'abbiamo lasciato a riposo e tornerà a breve Eh comunque. sì, stasera Un grande salutone. aveva bisogno di una pausa, quindi ho deciso ben volentieri di sostituirlo per stasera, quindi Di un stasera repower. lo lasciamo a riposo. E voi faccio una domanda, ragazzi, sentite tutto bene, sia me che Axel in Esatto, chat? sentite tutto bene, si sente anche bene il gioco. Il volume del gioco, c'è qualcosa da regolare? Diteci così. No, Così. Matteo ha abbandonato la stanza. Il criceto, il criceto. Criceto, sente il caldo. Il criceto sente il caldo e si è appoggiato sul cotone. Speriamo che si riconnetta a breve. Vediamo se. Sì, dai. Speriamo, dai. Intanto vorrei cogliere anche l'occasione mentre aspettiamo che i nostri ragazzi facciano il primo giro e cambiano le gomme per salutare anche i nostri sponsor. Che inquadrerò Certo. anche qui mentre scorriamo, come qui vedete con Anto VF Corse, scuderia Prandelli VF Corse. Poi abbiamo scuderia 3D Rap, poi abbiamo la scuderia Twitch, poi la scuderia A24, poi abbiamo la scuderia anche Mai Subito Casa e la nostra scuderia interna di RT. Tornato nostro Gigi Rox. E ovviamente abbiamo Tanto. anche il TR che è rappresentato dal nostro Gigi Rox stasera perché il suo compagno di squadra purtroppo stasera manca Eh sì. per cose personali, però insomma speriamo che la prossima lo ritroviamo. Ricordiamo, allora, dato che ci sei, ricordiamo che allora Sturla, che stasera non c'è, aveva 4 secondi di penalità, 3 ne ha Matteo, Girox, Dadone torna a 8 più 1, perché aveva anche la penalità della gara scorsa che fa 9 secondi, e Sor Giacomo che non c'è a 15 secondi, e Manuel ha 7 secondi da scontare dalla gara precedente. Quindi praticamente stasera i Incredibile. ragazzi che dovranno scontare le penalità saranno Dadonator, Manuville e Gigi Rox. Sì, gli altri sono assenti e se li porteranno alla prossima gara. Allora, salutiamo anche Buon Santor che si è appena unito. Buonasera Santor. Ciao, Sartore. Salutiamo Sentiamo Mantex 05 di 05. Game Capture. Ok, grazie Eh Diego. sì, Grazie, grazie Sina. dai DB. Salutiamo anche Oliver 82, salutiamo T-Mac, salutiamo Revenge. Così dovrebbe andare bene in teoria, ditemi se va bene. Siamo? In Salutiamo pratica salutiamo tutti, anche dai. Mantextech, buonasera, buonasera T-Mac, buonasera Conte, buonasera, Ah, buonasera Matteo è uscito Oliver. ancora. Ai ai ai, mi Mamma mia. spiace, speriamo che riesca a partire Aiutare. almeno. E Sinet dice perfetto, benissimo. Grande Ansina. Ci siamo Buonasera allora. Azzurro, buonasera della compagnia Uomini Chic, Femmel Piatte, no, no, Pittate, scusate, Pittate. Pittate, scusami, ho letto male. Tanto Dunque, qua dobbiamo dunque. stare attenti, i nostri piloti, Axe, perché c'è la penalità facile stasera. Eh sì, è una pista che non perdona se Sì, sbagli la dobbiamo stare traiettoria attenti. ideale, quindi vedremo anche durante questa settimana di gare.
questa incognita delle penalità, perché sono anche molto, molto pesanti in alcune curve. Addirittura, Sì, esatto. opinione, cioè, no, opinione, esperienza personale, se tagli l'ultima chicane da 3,5 secondi. Sono tantissimi. E infatti anche vediamo da Donetro Nonostante. adesso a 2 secondi e 3 di penalità e sta facendo il suo giro lanciato, quindi vediamo che è proprio difficile tenere la macchina come vuoi tu, perché i secondi di penalità salgono sempre man mano. Bisogna guidare precisi qua. Intanto Essina si scrive che con le sue grandi orecchie è bravissima a fare i sound check. Grazie mille, Sina. Buonasera Ciao, sentiamo. Giovanni. Sì, vediamo come vedete le Audi senza ibrido stasera. Vedremo. Stasera le Audi saranno molto in difficoltà, però se se la sanno gestire bene sulla parte guidata, chicane, parte guidata, secondo me potranno dire la loro. Rettilineo sarà difficile, rettilineo sarà molto difficile per loro. Buonasera Immagino. anche a Gnaziov. Buonasera, ciao Messina. Messina, ricordiamo che è la nostra mascotte. Intanto vorrei anche ricordare, visto che stiamo sempre aspettando che i nostri ragazzi facciano il tempo, perché stasera è lunga prima che vediamo dei tempi battuti, che se volete fare la sub al nostro canale potete utilizzare Amazon Prime, che è gratis, basterà fare il Prime con Amazon e poi collegare il vostro profilo Amazon Prime a Twitch e potete farlo gratis. Se invece volete farlo direttamente da computer, potete spendere 4,99 euro, che sono meno di 4 caffè al mese, e iscrivervi al nostro canale. Buonasera anche a Officina Oddo. Vediamo se c'è venuto qualcun altro, no, non mi pare. Comunque, ecco, insomma, adesso vediamo già i primi pit stop per cambiare le gomme. Vediamo da Donetro, in teoria dovrebbe Eh sì, essere abbiamo il già cominciato. primo 3,27, infatti, da Donetro è il primo che stampa il suo giro. Vediamo chi altro si metterà ad inseguimento. Vediamo anche Matli che adesso taglia traguardo. Ah no, deve fare ancora anche lui il giro di Eh sì, lancio, ecco. qua sono pochi giri, Axe, perché la pista essendo lunga saranno 5-6 giri al massimo. Esattamente, Aldo, sono Eh tanti sì. giri, sono comunque. Parlo delle qualifiche, vero, ragazzi, non della gara, perché sennò, Già. se ha 5-6 giri finita la gara, andiamo a letto alle 10, se già a letto. Sì, qui bisogna stare molto attenti, bisogna fare il giro perfetto, se vogliamo dirlo così, perché se sbagli una cosa hai forse solo un altro tentativo per provare Sì. a rifare il tuo giro, quindi devi stare molto attento, devi fare al primo try, diciamo. Stare Buonasera, buonasera accorti. al Gallo, che intanto ci ricorda l'hashtag della serata, che è AntPiangina. Vogliamo ricordare AntPiangina. sì, Ant, anche tu comunque sei piangina, Gallo. Gallo Piangina, attenzione perché Ant sta stampando anche il giro migliore. Intanto purtroppo vediamo anche Matteo che TGROX che cerca di entrare in stanza ma non riesce, ci dispiace tanto anche perché ci tiene sempre a essere presente. Buonasera Motardaro, te e alle tue gombe. Gombe, gombe, gombe a mano. Le gombe a mano, le gombe alla fragola, insomma, le abbiamo trovate tutte queste gombe. Intanto vediamo, facciamo anche una piccola carrellata di chi sta correndo. Vediamo da Donator in prima posizione per adesso. Ovviamente sono tutte provvisorie perché, come ho detto, la pista è lunga e prima di vedere dei tempi dobbiamo aspettare. Che comunque un secondo e uno da Donator sta buttando giù dal suo tempo. Poi vediamo il buon Manuvil in seconda posizione, che deve ancora stampare il tempo anche lui. Il buon Matli, Ant Piangina, ovviamente scherzo è Anto, bravo pilota. Abbiamo Ryukyu in quinta, VJ Smokey in sesta posizione, Mark VTS in settima, Chromedix e Antofox della scuderia Mai Subito Casa, tutti attaccati tra di loro, che ottava e nona posizione rispettivamente. Poi abbiamo il buon Cesarazzo e alla fine abbiamo Tungjos con un secondo e mezzo di penalità. Adesso vediamo, questo dovrebbe essere il giro in cui i ragazzi dovrebbero stampare i primi tempi, a parte da Donator che è Eh sì, l'unico che è riuscito a Donator fare si vede fatto. due tentativi.
Magari vediamo Forse se il suo intanto tentativo. salutiamo io solo io che ci saluta e dice forza mai subito casa. Grande. Abbiamo Venom che saluta, Max Giordano che Buonasera salutiamo, Max. dopo Buonasera Edgardo Kimi. che scrive a Matteo che gli piace DC Comics, quindi che c'è scritto DC Dici. Matte. La DC sì. Comics. Sì, dopo il gara che scrive io piangina venerdì, farò così schifo che i due Jago partiranno e che io devo ancora partire. Sì, come la settimana scorsa. Ma va che Cioè, gerba. Gallo che dopo arriva il podio. piangina. Buonasera Bullega. Spero di averlo detto giusto, vero? Vero che è Bullega. Attenzione, Dadonator 3, 23, 3, è già un buon tempo. Mi sapessi dire che Siamo gomme Manuel ha Ferrari. Aldo, per caso, Dadonator? Ah, le morbide adesso. Ah, ok, morbide. Attenzione, Eh sì. Anto 3,22 Anche e che 6. gli ha Mamma. rubato la pole. Di 7 decimi precisi precisi, non uno di più, non uno Adesso di comincia. meno. Marco Vitiesa che intanto si mette in terza posizione all'inseguimento di Dadonator e Anto. Matli in quarta, VJ Smoke in quinta. E adesso dobbiamo ancora vedere Manuville, Ryukin, Chromedix, Antofox, Cesarazzo e anche Tunjos, che saranno gli altri che dovranno stampare il proprio giro. Adesso cominceranno a vedersi i tempi. Comunque intanto il buon Anto si è messo lì in prima posizione, vediamo almeno speriamo anche che Gigi Rox riesca a partire e fare almeno un giro, vediamo se si riesce, speriamo per lui. Intanto è arrivato Intanto Scalise, lo buonasera salutiamo. Scalise, buonasera Staordano. Sordano. Vediamo qua altri Vediamo, vediamo. piloti. Sono andati in pista anche il nostro Matteo che sta un po' slaghicciando qua e là. Vediamo Sì, se sono tutti sistema. buoni Alcina, se li vuoi assaggiare sono buoni. Li chiamo il buon perché conoscendoli sono dei bravi ragazzi, quindi non gli si può dire niente. Comunque attenzione perché VJ Smokey intelligentemente sta prendendo la scia a Mark VTS per fare il tempo. E qua paga la strategia di mettersi dietro Scia. qualcuno per la scia, Eh sì, esatto. e tra l'altro hanno anche macchine uguali se non sbaglio, sì. E soprattutto a un pilota veloce come Marco VTS stargli dietro e prendere la sua scia vuol dire fare veramente un buon tempo e Sì, assicurarsi esatto. una buona posizione. Quindi buona strategia di VJ Smokey. Vediamo adesso anche Manuville. Strano, non abbia ancora fatto il suo giro. No, devo ancora fare l'outlap. Va bene. Comunque Manuville, attenzione, c'è sotto di mezzo decimo, 58 millesimi sul tempo di Anto. Sta prendendo anche la scia da Matli. E quindi sta anche lui sfruttando la strategia della scia. Qua stasera strategie e scie ne faranno da padrone. Qua nel gruppo 1. Il sino dice Manuville Papi dice che è un Koji. Questo non te lo so dire. È un frutto e così, ragazzi. Le È un bacche di. frutto Sì, esotico. sono. No, sono le famose bacche di Koji. No, dai, scherzo. Sono Koji. Però, dai, ci sta. Si somiglia. Tanto niente, qua sembra dobbiamo aspettare per forza. Purtroppo questa ragazza di qualifiche qua non abbiamo tanti punti di scappatoio per dire guardiamo questo, guardiamo quello, perché alla fine sono tutti attaccati, tutti lì e devono fare Di il solito sì, tempo. Quindi sempre vicinissimi. tanto VJ Smokey con la scia sta comunque migliorando, 87 millesimi, però non penso riesca a raggiungere Matli. Vediamo, intanto mi sai dire se Gigi Rock sta girando, bene bene, sono contento che Sì, almeno sì, riesca a sì, sì. fare un giro. Attenzione, va un po' a scampia però. Manuville Yeah. 3,21,5, 68 millesimi su Anto, attenzione. Mamma mia, sono Anto proprio che niente. anche lui adesso sta facendo il suo ultimo giro, penso, perché mancheranno pochi minuti prima che finisca. Intanto Santo scrive bacche di Bacche cosi di e scrive sto Koji. male. Ma stai male perché le hai Le mangiate, sementi Santo. di Mozart, per citare Aldo Giovanni e Giacomo. Icardi di Minor Intanto Raetano. ne approfitto per salutare il nostro grande maestro che ci ha lasciato oggi, il nostro mitico Morricone. Sì, purtroppo ci ha lasciato Ennio Morricone, un grande Eh sì, a compositore. malincuore.
Ci Quasi sicuro, dispiace. grandissimo. Ci dispiace veramente tanto. Intanto Cesarazzo fa il solito Cesarazzo e si mette a 7 decimi e 7 su Manuvil e sta ancora migliorando. Attenzione, questo ragazzo qui è un mostro. Comunque adesso Antofox, attenzione, nonostante lui abbia un Audi, come dicevamo prima, è un po' più svantaggiato rispetto agli altri, si è messo in quarta posizione davanti al buon Mark VTS che si è già fermato, quindi penso che gli vada bene la quinta posizione, non penso riesca a fare un altro giro. Attenzione perché ho visto un fucsia di Matteo, vediamo Fucsia di se riesce a Matteo, fare il giro. interessante, Ah vediamo sì, se... vediamo se riesce Ops, a terminare il giro. scusate ragazzi. Ormai siamo agli sgoccioli con le qualifiche. Attenzione, Ma in sì, teoria, noi no, in teoria stiamo... non dovrei trovare traffico. Speriamo, e se lo trova dovrebbe trovare qualcuno che gli dà la scia, infatti vedo un Tungus lì, però non penso riesca a prenderlo. Infatti eravamo arrivati a Mark VTS, subito dietro di lui a 2 decimi c'è il nostro Tungus con un secondo e uno su Daltonator che prima era primo. E poi Ryukill in ottava posizione, Chromedix in nona. Matli in ancora, mamma, in decima posizione, VJ Smoke in undicesima e adesso aspettiamo GG Rox che finisca il suo giro. Ci si fa nada anche, ciao, ciao Matteo. Matteo, dopo faremo un bel giro di pista on board. Tu dici durante la gara, Axe, merita qua sta pista di Sì, fatto. 3 minuti ci lascia un po' di aria per respirare perché sono sicuro che Esatto. stasera ne Sì, vedremo di cotte e di crude. solo rumore della macchina. Eh sì, questa sera vi fate un bel giro on board con vediamo chi. L'altra volta che avevo fatto Aldo? Mi pare Anto. Quindi abbiamo fatto Mi pare di scuderia sì. Prandelli. No, abbiamo fatto Mark VTS. Mark VTS avevamo fatto. Stasera cambiamo, dai. Stavolta vediamo, dai, vediamo chi ci garba a mettere. Magari metteremo un Cesare oppure un Manuvil. Vediamo, vediamo. Intanto vediamo. Avevo scritto che mi aveva scritto qualcosa il Sina. Se funziona la chat, oh. Madonna. Non so più Qua usare il sentiamo nome Briga 27 che dice buonasera a tutti a parte Marco PS. Santor mi dice che adesso provo a dirla come l'ha detto lui. È il comandante Axel che vi parla. La temperatura esterna è di 30 gradi. Vi auguro un buon viaggio. Allacciate le cinture. Grazie. Ok. Così dovrebbe essere bastato. Sì, esterna e anche interna perché c'è un caldo qua, ragazzi. E si mi dice, Axel prova a dire, stiamo atterrando a Malpensa. Mi è andato giù il... Mamma mia. Mi è andato giù la chat. Sì, muoio. No, grazie. Un saluto particolare a Bidifast che mi segue da casa. Saluti. Buonasera Luca Lachi, che non ti avevo visto. Ciao mamma, sono su Twitch. No, Gallo, io non ti voglio vedere. Attenzione Matteo, ottavo, ci sta dai, ottavo, con un giro a disposizione ottavo andava un po' più che bene secondo me, 8 millesimi, scusate, 8 millesimi solo da Tungus, stasera la salivazione, sembra un pilota da Aerorax, sto male. Ma perché questa cosa, cioè si sente male il microfono oppure è proprio la mia No, voce che io sembra da... dalla chat io non so, dalla chat non sento perché il volume è basso, ma se devono dirti gli altri. Attenzione, Manuvil intanto a 74 millesimi da Cesarazzo, ha migliorato. Ok, finita la qualifica, i ragazzi si stanno fermando, vediamo chi Siamo deve ancora in finire il pista. giro. No, la pacatezza della voce. Beh, già parlo male, non è che la pacatezza, perché parlo a lento oppure... Non lo so. Cosa vi siete pippati stasera, ragazzi? Si Allora, sente abbiamo Tungus benissimo, che meno male. chiede, abbiamo Antofox, abbiamo Ant, Dai, visto Manuvile. che sono finite le Prego. qualifiche, facciamo una carrellatona dei Sì, piloti. vai pure. Allora, partiamo dalla prima posizione, che abbiamo il nostro Cesarazzo che si conferma in prima posizione, però attenzione perché dietro a Manuvil, che lo tallona a 74 millesimi, Eh buona sì, ho prestazione da visto un Manu. fucsia anche. Attenzione, Fucsia, quindi potrebbe anche rubare il primo posto, vediamo, sta anche finendo il suo giro. Poi abbiamo... Anto Piangina in terza posizione. Ti voglio bene, Anto. Poi abbiamo un altro Anto, Antofox. Intanto auguri Anto, che è terza posizione, quarta posizione, scusate, però metto ai box. Mark VTS in quinta. Se vedete quarta è perché si è fermato
Antofox. Poi in sesta posizione abbiamo Tungos, Gigirox in settima. Poi in ottava abbiamo Dadonator, poi Ryukin in nona, Mathly in decima, Vigismoki in undicesima. E quindi penso che abbiamo Chromedix in ultima posizione, dodicesima Positivo. posizione, perché adesso deve affrontare anche il primo settore Antofox per accertarci che sia in quarta posizione. Vediamo se è così, così ci conferma anche la griglia. Axel, sei perfetto, non esageriamo. Seguiamo Manuvil, hai ragione, guardiamo Manuvil all'arrivo, vediamo se riuscirà a stampare il suo giro migliore, a rubare la pole a Cesarazzo. Abbiamo beccato giusto le ultime due curve, esce bene, lanciatissimo. Eccolo lì, sul Un 1.19.6, un pippone. secondo e uno sopra Cesarazzo. Mamma mia, che super giro di Pippone. Manuvil! Complimenti, Manuvil, complimenti. Sì. Buona gara a tutti, 8 millesimi da Tungos. Matteo, qua contano i millesimi di secondo. Comunque, bravi tutti, abbiamo fatto la carrellata. In teoria, tutti i nostri ragazzi hanno cambiato le gomme per la gara, quindi in teoria dovremmo essere tutti a posto. Aspettiamo Sì, gli ultimi che facciano il giro conclusivo. se qualcuno è super mobile, dopo con la presenza della gara si sistema. Siamo Sì. con la griglia? Abbiamo un via? Aspettiamo, vedo un ultimo pilota lì che non so chi sia, che sta finendo il giro, vediamo se lo becco. Scusate il mal di testa, ragazzi. Smoky. Smoky, dove è Smoky? Decima posizione. Ok, aspettiamo Smoky che finisca il suo giro e poi possiamo anche dare il via, secondo me. Tanto T-Mac ci suggerisce di avviare una campagna anti-doping perché pare che Manuvil stasera si sia dopato con qualcosa, ma ha fatto veramente un tempone. Adesso Possiamo partire? aspettiamo un attimo Tungos e Anto che fanno il primo settore. Vediamo Anto adesso. Appena finisce il primo settore. Ok, perfetto, dovremmo esserci. Quindi quando vuoi, Aldo, possiamo dare la partenza. Intanto io mi lubrifico l'ugola anch'io, poi termino a Vai, vai. darlo perché ho già la salivazione di un po' di un. Non vengono neanche in mente le parole, fate voi. Grazie, Devo sapere quello che hai mangiato. Sempre mi sono mangiato un kebab che quello. pareva una spugna, quindi ho la gola che sta soffrendo, però va bene, dai. Sta chiamando aiuto. Sì, sta chiamando aiuto. Allora, Pronti? La siamo partenza? pronti? Tutto Ricordiamo pronto che sono i semafori, per partenza? eh? Eh sì, ci sono anche i semafori. Sì. Partenza Vedono bene. della SART Le Mans in Francia, Undicesima tappa. undicesima tappa, quindi abbiamo pochissime tappe alla fine del campionato. E poi vi faccio Ormai sì. vedere anche la lista, cioè la classifica. Manca poco alla partenza. Attenzione, partiti, partiti. Pronti? Mamma, chi si è girato Mamma mia, che lì? disastro. Mamma, che disastro, Matteo. Penso che sia girato bug. Ok, Eh sì. allora diamo restart. Diamo Eh sì. restart. Spero che qualcuno abbia fatto la foto, perché io non l'ho fatta, mi sono completamente dimenticato. E questo è un problema. Neanche io ce l'ho. Ai ai ai. Speriamo che ce l'abbia qualcuno, perché io mi sono completamente dimenticato. Mea culpa qui. Allora diciamo che mentre sistemiamo il tutto mandiamo qualche spot, che dici Aldo? Sì, vai con lo spot. Allora ci vediamo qua appena riusciamo a aggiustare il tutto e intanto vi godete qualche spot. Sì, qualche sport, qualche spot. Vabbè ragazzi, lasciate stare, stasera sono fuso. Vi lancio un scuderia ITR giusto per e ci sentiamo dopo.
l'altro ragazzo ho dovuto interrompere perché adesso siamo riusciti a ripartire. Quindi ho dovuto Siamo. interrompere il video di Mai Subito Casa. Mi dispiace per i componenti di Mai Subito Casa, però Credo, la rivedremo. gara è più importante per adesso. Buonasera Pro anche ad ripronti alla Alessio. partenza. Buonasera Semaforo Alessio. rosso. E intanto volevo anche ringraziare Albi Ferra che è diventato follower e anche Marco084 che è il nostro Terminator che ha fatto la sub. Grazie mille Marco del sub. E adesso Mille. siamo alla Benissimo. partenza. Speriamo che tutti partano Pronti via. Oh, stavolta. Pronti via. vedo una macchina ferma. Ai 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 di nuovo. Aia. Mamma mia che Matteo. disastro. Ultimo restart questo qui. Ultimo penultimo Aldo. Deve essere penultimo. Penultimo restart, ok. Allora, visto che sono stato cattivo, vi ho fatto skippare il video di Mai Subito Casa, ve lo rimetto così siete contenti e ci sentiamo dopo. Over there, it disappears. We lose it all. And shed no tears. Behind the
far from here, focused on my own way, with a never looking back to those who lived in fear. There was nothing I could do, there was nothing you said that could make me realize how much lucky I was. Just out of reach of the fire, was not aware of the nightmare. But when I start to see through life, begging for help, begging for hope. Eccoci qua ragazzi, ho finito le sigle da mandarvi, quindi ho deciso di rimettere la live perché sennò guardate soltanto le clip. E qui siamo fermi ancora, tra poco dovremo comunque. Intanto ho sentito un nuovo follower, esatto, Nikita7, benvenuto della famiglia di Racing Team Italia. Benvenuto, Ciao, benvenuto. grazie del follow. Tanto qui siamo ancora fermi, purtroppo stiamo avendo un po' di complicazioni dei ragazzi che non riescono ad entrare. Vedi che vedo due Vediamo giri, mi se. doccio. Eh sì, T-Mac, porta pazienza. Oggi ho fatto il cambio di host, sì. Io stiamo docciando anche senza che cominci nei giri, Eh già da sì, mo. sto pezzando sotto le ascelle che non avete idea. Ho il ventilatore e il clima acceso per quanto caldo è qua. Poi io abitando su un sotto, cioè la mia camera è su un sottotetto, quindi il caldo arriva proprio e si insinua. Sei sulla mansarda? Oh, ciao, è caldissimo lì. Sai quando ci vuole un minuto di clip come quella? Sì, ne sappiamo qualcosa, il Sina. Nikita ci chiede: ma da pad è meglio frenata assistita e cambio automatico o l'inverso? Allora, Qua devi rispondere tu, Axel, qua, che sei ti tu. dico, io ho giocato tutto il tempo col pad, sono anche abbastanza bravo. Non bravissimo, però sono abbastanza bravo. E ti No, no, dico: è bravo, no, abbastanza. io frenata assistita non la uso e uso il cambio manuale per il semplice fatto che il cambio manuale ti aiuta in tante curve a tenere la macchina come vuoi tu, insomma. E la frenata assistita può essere buona magari per quando inizi. Se hai appena iniziato, sì, ti consiglio frenata assistita e cambio automatico. Sempre più bravo di me, Sir Axel. Sir Axel, adesso dove siamo andati? Allora, Senza ultimo aiuti. restart? Senza aiuti dai merda a tutti. Oddio, a tutti. Cioè, Ultimo restart, ci ultimo siamo? restart. Attenzione, dopo ne riparliamo. Dopo ne riparliamo. Pronti? Allora, speriamo Non stasera. vedo il semaforo. Speriamo adesso partano. Via, via. Ah, Pronti? Dai che ci siamo. sono partiti. Dai, dai, Buono, dai, dai, buono, buono. dai, dai. Via, 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 partenza Manuvid buona, ragazzi. si mette già in prima posizione, attenzione Anto che Sono prima sportella un staccata. pochino Cesarazzo, guardiamo le retrovie, Tungios, Marca VTS, guarda che bella questa immagine, attenzione GG Rox, Sì, un po' di brutta sbandata. toccatine, Anto Vediamo. finisce un po' fuori, Marco VTS intanto si mette in sesta posizione, GG Rox che sorpasso, bravissimo Matteo, si mette subito Grande. dietro l'inseguimento di Tungios, Vediamo tanto Dominator. vediamo qui davanti. C'è bel da fare qua, ragazzi, con i giri, Tanto specialmente. Manuvi, attenzione, già un secondo e uno su Cesarazzo. Cesarazzo con un po' di penalità. Anto inseguito, ravvicinato da Tungios. E qua arriva il bello, ragazzi, perché nei rettilinei c'è il succo, diciamo, di questa pista. Perché vediamo tutti quanti in scia. Però, se non sbaglio, Tungios ha un Siamo Audi. dietro, attacco di Tungios Eh sì, qua. su Girox. Attenzione, qualcuno è andato dritto. Chi è? Chi è? Chi è? Aia, vediamo. Anto Fox forse? No? Da Donator. Vado netto, sì, che poi un secondo sente Ah, penalità. peccato, peccato. Ci dispiace, Dado. Tanto torniamo qua davanti, però subito. Abbiamo Vediamo. battaglia qua. Poi Qualche trenino. intanto Anto, Tungios, GG Rox, Ryukill. Anche Marco VTS è scivolato in ottava posizione, Eh purtroppo. sì.
Guarda, sempre perché Vediamo sta qua, superando. seconda staccata, Ah, Chrome vediamo Dix sinistra, largo. sportellata su Mark. Attenzione, Sì, peccato, peccato. Mark, rientra dietro a Matri. undicesima posizione per Mark LTS. Speriamo riesca a recuperare. Torniamo lì davanti, che perché Tungjos è attaccato allo scarico. Se ha uno scarico questa macchina, Sì, ce l'ha, ce l'ha. DGG Rocks. DGG Rocks, che attenzione, si fa vicinissimo. Sta ascoltando anche un po' di Attenzione. penalità. Qua dietro abbiamo Chromedic su Antofox, che è inseguito a sua volta da Mark. Attenzione, Chrome, Xantofox Inseguito e da Mark Matli. Eh LTS, Matly. Mamma che bel quartetto che c'è qui. Qua si prospetta sì. una Qui, bella lotta. Però bisogna stare intanto attenti perché i primi qui. tre prendono un po' di distacco. Qua bisogna stare attenti, sì. Qua ci sono un po' di scie, è facile sbagliare il punto di staccata, bisogna stare molto attenti. Oh, attenzione, Tungjo Ah, su T-Rox che Mark, butta fuori. Mamma, così attenzione! sono Cosa è dritto anche. successo? Disastro, disastro Mark dietro. VTS, cosa è Mamma mia. Ho successo? No, Mark, cosa è successo? visto. No, Mark, ci dispiace, vediamo se riusciamo a ribeccare Quasi lo a riprendere il play. scontro. Cosa è successo? Perché. Ah, mi ha fatto. Cosa? Mi ha rifatto dalla partenza. Che cosa succede qua? No, si è buggato il replay. Peccato. Volevo rivedere cosa è Ai ai ai. successo. Peccato, peccato per Mark. 1-0 a Ho questo visto un punto assemblamento della. di auto, Axel, Eh nella sì, curva lì. lì c'era un Transformers praticamente. Ci Eh dispiace, sì. ti dispiace tanto per Mark. Vugismo. Mamma che Eh larghi tutti quanti qui. Mamma mia. Qua è stata sì. una bella carneficina. È stata una bella Eh sì. carneficina. Peccato però. Peccato perché c'era GG Rocks in quinta posizione. Mark stava facendo una buona gara. Probabilmente quando è andato dritto alla curva, ha avuto il crash di connessione. Speriamo, cioè speriamo. Ci dispiace che non è riuscito a finire la gara, anche perché poteva essere uno dei protagonisti di questa gara, anche perché ricordiamo che Mark è un pilota molto veloce, molto bravo. Tra l'altro stasera manca anche il suo compagno di scuderia, se non sbaglio, Axel, Di chi? no? Il Di GG compagno. Rocks? No, No, di Mark. Manca di l'unica. Mark c'è Anto, c'è L'unica. Anto. È Anto, pensavo fosse Sturla. Sì, no, Mi sono c'è sbagliato. No, Sturla è Sturla. compagno di Matteo, di G-Rock Esatto, di stasera, GG stasera. Rocks. Stasera manca lui e di Sor Giacomo anche. Mi sembra che sia il compagno di Cesarazzo, Sor Giacomo. Mi pare di sì. Tanto torniamo qua Manca un po' di davanti. piloti. Eh sì, stasera sì. E purtroppo anche i crash non aiutano. Comunque intanto scusate se vedete un po' di avvisi sopra lì, però con il nuovo aggiornamento della Play non riesco a toglierli. Dopo guardo. Comunque intanto Manuvil si è messo lì davanti, non si schioda 3 secondi da Cesarazzo. Stasera Manuvil vuole riprendersi la prima posizione, anche perché da tanto che non lo vedevamo così competitivo, anche complice il fatto che è passato da pad a volante. Non so se stasera stia usando il volante. Se lo stai usando, bravo bravo, veramente bravo. Dopo diventerai bravo anche tu, dai, Axel, pian pianino. Eh sì, perché mi è arrivato anche a me il volante, però ancora ci sono quei 2 secondi di distacco tra pad È così. e Finché non fai un po' l'abitudine, dopo volante. vedrai che farai dei bei Aldo, risultati. avresti voglia di fare una bella Dimmi. carrellata di gomme? Che gomme sono partiti i nostri ragazzi? E intanto li inquadro mentre andiamo verso Gombe. le gombe, hai Oh, intanto. ragione, le Intanto ti dico subito che io Manuel lo vedo con la livrea normale, non con quella, ma è un bug mio comunque, non Ah, con quella bene. sua, della sua scuderia. Allora abbiamo Manuel che è in testa in questo momento con gomme morbide davanti e dietro, Ok. poi a seguire abbiamo Cesarazzo con mescola mista, media davanti e morbide dietro, al secondo posto, al terzo posto abbiamo Ant. Che adesso vedo tutti quanti con super fucsia qua. Anche lui con mescola mista, media davanti, morbide dietro. Poi abbiamo a seguire Tungjos in quarta posizione, con anche lui mescola mista, media davanti, morbide dietro. A seguire abbiamo Ryukyu, anche lui con mescola mista, media davanti, morbide dietro. Stessa cosa per Chromedix, sesto posto. Attenzione, Penso. Fuji Smokey, bravo. Bel Sì, l'abbiamo sorpasso. superato. Smokey anche lui mescola mista, media davanti, morbide dietro. Poi abbiamo Dodonator con le medie davanti e dietro. Ok. E
Abbiamo G-Rox in nono posto con le medie davanti e morbide dietro, mescola mista. Decimo posto abbiamo Matri, mescola mista anche per lui, medie davanti, morbide dietro. E chiude Antofox anche lui con mescola mista, medie davanti, morbide dietro. Ok, Queste sono le gomme perfetto. dei nostri piloti. Vediamo Grazie poi il mille passato adesso. Aldo, grazie mille A te. della carrellata. Vorrei stare qua un attimo su GG Rox e VJ Smokey e Dadonetro perché sono quelli più vicini, quelli che possono dare un po' più di spettacolo. Però attenzione perché GG Rox ha 2 secondi di penalità in confronto a Smokey che ne ha soltanto 2 decimi. E per ora sono quelli più vicini. Vediamo in teoria lì davanti Anto e Cesarazzo si sì, sono un po' più staccati. Tungios per Intanto Manuel secondo. ha stampato un bel 3,20 e 75 Mamma mia, è un al tempo da secondo quasi da giro. qualifica, è molto molto Eh bravo. sì, adesso vediamo quelli dietro che sta arrivando, cioè c'è stato il passato che ha fatto Attenzione, 3,23-27. GG Rox ha passato anche VJ Smokey e adesso si mette l'inseguimento di Chromedix. Sono contento che almeno. Sta Aia, mamma. recuperando. Sì, sta recuperando e soprattutto è riuscito a partire, 3,8. nonostante i bug. Tre secondi e 8 di Mamma mia, penalità ha 3 preso, mamma mia. secondi e 8, quasi 4 secondi. Bisogna stare attenti. È che si buttano giù un freddo, ho visto qua le staccate, nelle curve, quelle lentissime. Alghiferri mi chiede se posso seguire un po' Chromedix. Certamente, certamente. Ci stiamo infatti arrivando. Chromedix che ho solo 8 decimi da Ryukill, anche lui sta facendo una buona gara. Vediamo se riuscirà a recuperare Ryukill mettersi in. Intanto G-Rox è superato da Matti, visto da Smokey, mi pare. Penso abbia Anche da Donator. scontato, Sì, ha sì, aspetta scontato. la Sì. penalità. Molto molto bravo Matteo, nonostante abbia perso tante posizioni, però almeno scontato la penalità è un peso in meno. Tornando su Sì. Chromedix che sta solo a 2 decimi, zona sorpasso su Ryukill, quindi attenzione, potremmo anche stare qui a vedere. Abbiamo da Donator su Matti e Smokey, che supera Scusami, questo momento. Smokey che è in ottava Ottava posizione. posizione, arriva anche Gigi Rox, che Quindi ha superato a sua volta Matti. c'è una bella bagarre perché sono tutti lì. Vediamo, intanto vorrei restare sul Chromedix qui che è attaccatissimo a Ryukill, attenzione. Ryukill esce un po' di pista, Chromedix esce molto più veloce e adesso Chromedix si mette dietro l'auto di Ryukill, che in teoria dovrebbe essere ibrida la macchina di Ryukill. Se non sbaglio. Ryukill, adesso lo dico subito. No, no, sì, è ibrida, Infatti esattamente. Chromedix avendo l'Audi non è ibrida, quindi è riuscito a mettersi davanti, molto bravo Chromedix, sul dritto con l'aiuto della scia. Adesso è Attenzione che riuscito. abbiamo Datonator su Smokey. Per lui G-Rox ha fatto una Aia, un po' frenata forte. larghi, un po' larghi. G-Rox l'ha scansato all'ultimo secondo proprio. Mamma mia. Se no, era addosso. Questa pista sta facendo carneficine stasera. Vediamo che Eh sì. anche il buon Marco VTS, poverino. Tanto che qua abbiamo in quinto posto Ryukill subito a Chromedix, che adesso è quasi affiancato, si fa vedere, ma niente, rientra, si difende bene. Infatti vedo in Abbiamo. chat un po' di cose riguardanti Mark che sono dispiaciuti che sia uscito, però probabilmente è crashato, non lo so. Adesso vedremo cosa è successo. Comunque ho visto che ci sono state delle sportellate, magari sarà materiale per la safety commission. Ah beh, quello sicuramente. Vediamo anche perché è probabile che ci sia anche la safety in pista, che magari ci mandi qualche avviso come si dice, per qualche penalità ai piloti, però non mi pare che siano arrivati degli avvisi, quindi staremo a vedere. Comunque per adesso mi sembra tutto pulito, tutto a posto. Attenzione da Donator che scoda. Tanto, attenzione, mi sono perso Ryukill che si riprende la posizione su Chromedix. Penso che comunque se la sia ripresa nel momento in cui sono arrivati nel dritto, quindi sulla parte dritta dove l'Audi qui purtroppo perde, perché non essendo ibrida non ha la spinta di una macchina come quella di Normale. Ryukill. Esatto. Eh sì.
tanto qui davanti, sembra che le posizioni si siano addirittura. Mamma mia, 7 secondi di distacco per Manuville. Stasera sta Eh sì, facendo. stanno aumentando pian pianino anche, perché è quasi a 8 adesso. Dipende dal settore. Eh sì, Si sono un fanno po' un po' le staccati questi piloti. lastre. Abbiamo Ryukil che subito a seguire, Ryukil in scia. Eh No, sì, Ryukil, sì, Chromedix ha il Chromedix in scia. suo bel da fare perché comunque perde tanto, però attenzione perché si è messo davanti con la scia, bravo Chromedix. Eh sì, dopo Molto. dietro al settimo posto abbiamo Girox inseguito da Dominator, che hanno perduto la penalità. Purtroppo in questa Girox. pista la lotta è bella, però se si lotta si rischia di prendere anche tanta penalità e può favorire come sfavorire qualcuno. Attenzione che abbiamo Tanto. Antofox inseguitissimo da Matti. Antofox, eccolo qui, Novo Matli. posto. Attenzione, in Eccolo lì. scia, molto Sono bravo appaiati. Matli. Matli e VJ Smokey che sono quelli di A24 che chiudono la griglia. Attenzione, Antofox si rimette davanti sul dritto da Matli. Attenzione. Adesso mettiamo il nostro Paolo Cheselis che ci saluta Ah, in chat. Ciao da Paolo. Donator ha fatto un lungo e si è staccato da Gigi Ai ai ai. Rox. Peccato, Gigi Rox però adesso è in posizione di vantaggio perché sta a 3 secondi quasi 4 secondi da Donator, però sta anche a 5 secondi da Chromedix. Chromedix che continua a combattere come un leone contro Ryukil, perché vediamo che si Eh sì, scambiano spesso le si posizioni. scambiano, sì. Quindi stanno facendo una battaglia pulita, molto bravi. Vediamo che comunque non si danno sportellate, sono sempre molto corretti nel sorpasso e nell'essere sorpassati. Sì, bravissimi. Tanto finché sono sul dritto, volevo dare un attimo, volevo salutare il nostro Casiellis. Buonasera. Andiamo qua dietro, intanto si sono staccati, anche Ryukyu si è preso un po' di vantaggio su Quasi un Chromedix. secondo di vantaggio. Sì. Noto Stanno che qua l'Audi dietro. stranamente riesce a recuperare di più in ritiro. Ah no, scherzavo, adesso si sta riavvicinando. Magari è entrato male Chromelix, perché infatti dicevo, Sì, può l'Audi è darsi. tanto agile. È favorita nel pezzo misto, scusate. Infatti non mi capacitavo come avesse preso un secondo Ryukil da Chromelix. Infatti adesso l'ha recuperato tutto quanto e si rimette all'inseguimento. Però attenzione perché comunque Tunjos non è così tanto distante da Ryukil e Chromelix. Sono lì vicino. Ah sì, tanto abbiamo Matti ai box, montava come medie mescola mista, VG Smokey e medie. Matli della stessa scuderia. No, da Donator. No, abbiamo perso da Donator, No, peccato. peccato, ci dispiace. Mamma mia, sembra il GP La di. strage stasera. Sembra il GP di ieri della Formula 1. Un sacco di morti stasera. Speriamo che Ah non sì, com'è. aumentino ancora. Non ho neanche visto io com'è andata. Beh, a parte che ero al lavoro, non posso neanche vederlo. Valtteri Bottas, primo, secondo il buon Leclerc, terzo, Bravissimo. aiutatemi ragazzi, Norris, Norris. No, Chuck Norris, vero? Lando, Là il mitico Lando Norris, che diventerà presto compagno di squadra del buon Leclerc. mi passo che Girox, mamma mia, strage qua. Se ne perdiamo un Ma altro, qua no, Gigi siamo al Rox, limite. Madonna, che dispiacere, scuderia ITR senza punti stasera, Eh sì. 0-0, ci dispiace perché non è mai bello vedere una scuderia che non riesce a portare fino alla fine una gara per una cosa o per l'altra, ci dispiace, Una bella inquadratura qua sul rettilineo. anche perché, si sta La inquadrando telecamera, no, la Antofox. telecamera che gira di fianco. Tanto Chromedix si è un po' staccato da Ryukil che è riuscito a passare, attenzione. E Tunjos adesso non è così lontano perché è un secondo e 5. Tunjos pare che abbia un po' rallentato. Anche perché prima mi pareva fosse tipo a una cosa come 4 secondi. Eh sì, pian pianino, si sta avvicinando pian pianino a Chromedit comunque. Vedo qua dalla grafica, dipende dal tratto di pista. Un Ho detto po' una le dazze cavolata, sono non è finite. Lando Norris che diventa compagno di Leclerc. Chi è? Non mi ricordo più, ragazzi. Ho iniziato a seguire la Formula 1 da ieri. Sainz, è vero. Scusate. Sì, scrive Lando Norris compagno di Leclerc, ma perché? Si fidanzano, può Ragazzi, darsi. ho fatto una gaffe, dai, mamma mia, che puntigliosi.
Ma sì. quel lamentino di El Gallo non lo sopporto più, adesso lo bando. Ciao. Si descrive le Craig come compagno di squadra Sainz. Sainz, sì, non Norris. Mi sono confuso, ragazzi, mi sono confuso. Perdonami, mettermi vita Che loro. sarà Carlo Sainz il vecchio, non il giovane. Attenzione, perché mi sono accorto che Ryukil penso abbia fatto un errore perché si ritrova 8 secondi da Chromedix e neanche un secondo da Antofox. Tanto entra Manuville al quinto giro. Manuville, quindi in teoria Cesarazzo con le miste dovrebbe tirare dritto un altro giro. E quindi Sì, sì. eccolo qua che passa. Vediamo. Non Sì, so ce se la fa. sia stata una mossa. Vedremo, vedremo, perché quelle strategie sono molto molto strane. Non saprei. Manuville che esce con le medie e penso che riesca a fare soltanto un giro con queste medie. Poi penso che rimonterà le morbide e farà il pieno. Almeno penso Ah, può così. darsi, sì. Ci dispiace Matteo, ci dispiace per i 2-0 perché stai facendo anche una bella gara. Ci dispiace Eh veramente sì, tanto. tanto Giovanni Soldano scrive forza Chromedix. Eh sì, sta facendo una bella gara stasera Chromedix. Abbiamo Ryukil ai box e anche Tungus che è appena rientrato. Matli e Smoky mi Morbide. pare che siano rientrati. Tungos in sesta posizione. Antofox in quinta posizione per Antofox, molto bravo, sta recuperando bene. Quindi il team Sì. Mai Subito Casa, quarta e quinta posizione, incetta di punti per il team Mai Subito Casa, che sta facendo bene qua in tutte le categorie praticamente. Gruppo 1, gruppo 2, gruppo 3 non ne parliamo, gruppo 4 ancora peggio. Vediamo quanto fanno le velocità qua sul rettilineo, 341 ho visto Chromedix, quindi una staccata. Mamma mia. Sto guardando Antofox Velocissimo. adesso con questa bellissima inquadratura della telecamera, il nostro RT Tech. Anzi, il nostro Bello qua. Beh, RT riprese. Tanto vediamo qua le riprese Cesarazzo. qua sul circuito. Cesarazzo Cesarazzo che ha preso un intanto. secondo e mezzo di penalità. L'ha Sì, è preso. noto che sta a 4 secondi da Manuville. Cesarazzo che ha delle miste, penso che si fermerà alla fine di questo giro. Manuville, anche lui, Sì. ha appena montato medie, quindi penso che farà una strategia molto più rapida perché si fermerà di nuovo. Vedremo. Tanto Anto qui è un po' più in sordina perché è rimasto in terza posizione praticamente sempre, però sta facendo il suo passo, sta andando bene, quindi bravo, bravo Anto. Poi abbiamo Chromedix in quarta posizione, come detto Antofox e Chromedix che ricoprono quarta e quinta posizione rispettivamente. Tungos in sesta posizione, Ryukil in settima, Matli e VJ Smoky a chiudere la classifica, Team A24 chiude la classifica. Vediamo che sono rimasti solo i 9 da 12 che eravamo e veramente Ci dispiace sembra perché che ci sia una congiura secondo stasera, i server non aiutano purtroppo. Intanto mi si è anche bloccato il gioco, mi sono anche un po' spaventato, speriamo che non crashi niente. Anche perché da quello che so Anto ha una buona connessione, quindi speriamo che tenga. Sì. Intanto il nostro Team Italia Matteo scrive, cioè se devo giocare al COD perfetto funziona tutto, invece GT è un bug unico. Lo so, è così, Eh a sì, purtroppo volte va tutto GT. bene, a volte mica tanto. Purtroppo GT non Grato aiuta sono le sotto questo volte aspetto. che non funziona bene, che quando funziona, specialmente quando ci sono gli Oddio. aggiornamenti poi. Ultimamente, Ciao. dato attenzione a Cesarazzo che si ferma. Anche Manuville, vedi, te l'avevo detto, ha fatto solo l'outlap ha fatto praticamente. Si riferma e si mette dietro a Cesarazzo. Anto si ferma. Penso si fermeranno un po' tutti adesso. Tipo Chromedix e Antofox si fermeranno. Infatti Chromedix si ferma. Vediamo il buon Anto vediamo se si fermerà pure lui. Chromedix che ha finito con 6 litri di benzina. Antofox si ferma. Tungos, non so se si sia già fermato, sinceramente. Vediamo. No, non si ferma, quindi penso si sia già fermato. Si è fermato prima, Axel. Ok, Sì, perfetto. si è già fermato. Ha montato le morbide a più di metà del serbatoio di carburante. Attenzione però perché c'è Manuville e Anto adesso che sono a solo 2 decimi. Manuville che rientra in Sono terza vicinissimi, sì. posizione e Cesarazzo che prende 9 secondi. Attenzione, Cesarazzo fa un lungo. Aiaiai, perde un po' di. Prende un Ma recupera, secondino recupera. però sta recuperando.
Diamo 5 secondi e 5, ha perso un paio di secondini. Comunque attenzione perché Anto e Manuvi ci stanno dando dentro adesso, sono sul rettilineo. Vedremo. Qua battaglia ragazzi. Vediamo qua. Vediamo quindi inquadratura ci regala il nostro RT Tech. Inquadratura semilaterale. Tanto sto guardando Vediamo se qua c'è qualcuno staccata. un Oh, pochetto dritto! accanto. No, Dritto di dritto Ant. Anto, me lo sono perso, mannaggia. Mi spiace ragazzi, stavo facendo una carrellata per vedere se c'era qualcuno. Anto è andato dritto. Ci spiace, ci spiace. Attenzione, Manovic si ferma, probabilmente c'è stata una toccata, ha deciso di aspettarlo. Molto, molto bravo Manu, molto corretto. Fa passare Anto. Vediamo adesso Bravissimo, una super sportivi. laggatina. Intanto Access, ma dopo ci sono su COD, vai tranquillo, ci sono. no, deve allenarsi Axel, lascia stare Matteo. Vabbè, Vengo io a coddarvi tutti e due, faccio un bel headshot e dopo andate a letto oh, attenzione, attenzione felici e che contenti. se non ricordo male, codari in sardo non è che sia proprio una bella Sì, parola. Vediamo se me lo lo so, conferma. lo so, sì, lo so, ma io codare, intendo come giocare a COD, Sì, mi dissocio, mi dissocio, non so cosa vuole dire Aldo, mi dissocio. no, io la parola codare intendo come giocare a COD, ragazzi. Io mi dissocio poi a prescindere, però vabbè. Io no, io mi associo, mi associo a giocare a COD. COD col G29. Mi dissocio, signore Twitch. Sì, mi dissocio, mi dissocio. Intanto vediamo comunque qui, tornando alla gara, che abbiamo sempre Anto e Manuvil attaccatissimi, non si mollano neanche un momento, sono sempre lì. Qua ragazzi, prospetta una super battaglia, mi sa. Vediamo qua, un po' di staccate, si avvicina ancora di più. Eh sì, sono Montaltaro dice vicinissimi. Cesarazzo che chiude. Cesarazzo ha avuto, sì, ha fatto un errorino, però poi giustamente per fair play Manuville si è fermato, quindi diciamo che sì, che ha avuto un po' di fortuna, però l'ha pagato anche tanto la strategia perché comunque era uscito con 9 secondi di distacco da Anto e da Manuville. Stava facendo anche una buona strategia pure lui. Intanto il Sine Quindi scrive andate a codarvi. Ehi Sine, non dire le brutte parole però anche tu. va anche papà poi si arrabbia, eh. Vuoi papà che te le fa dire? Papi gioca a Sudoku col TGT. Pensavo giocasse a Pac-Man col TGT. Intanto io sono io, ho scritto che provo a giocare a Fortnite con volante, ma niente, è lì. È un po' difficile sparare, girare, Fortnite col scartare. volante. A parte che sono i pulsanti, sì sono, però mi sa che è un po' difficilino. Abbastanza, sì, non hai tutta la mano sul joystick come ce l'hai sul volante. Eh sì. Tanto sono Allora vediamo sempre qua. Eh attaccati, sono sempre sì. attaccati. Vediamo Non... qua sui due rettilini cosa succederà adesso. Tanto dietro sono un po' staccati. Quasi quasi, dopo questo giro facciamo il hot lap, vediamo chi lo farà. Vediamo cosa succede qua. Visto che Cesare l'ha già fatto, Anto l'ha già fatto, magari stasera potremmo farlo fare a Oh, attenzione, attenzione, Manuville. attenzione, Attenzione, attacco. attacco di Manuville sul buon Anto. Stanno appaiati. Saluto Antonio, vai vai. Manuvi, bravo, seguito davanti ad Antonio. Intanto la batteria di Manuvi si sta ricaricando e quella di Ant anche. Benino, Bravo, vediamo. mamma Oh, Manuvi, lungo. lungo, Lungo. attenzione. Antonio, aia Manuvi, Eccolo. Mamma no. mia, No, peccato. peccato. Perso la macchina. Ha Che perso la macchina, c'è peccato. l'azione. Passa Tunjos anche, ci dispiace tantissimo Manu, stai facendo una bellissima gara. Dai, ma tempo di recuperare, dai, a Sì, 34 dai. secondi. Abbiamo ancora metà gara. È un secondo e sette da Tunjos è recuperabile, anche se JJ sta facendo una gara bella perché non vorrei gufarlo, però comunque sta facendo la sua gara, i suoi tempi. Diciamo, se ne frega di andare troppo veloce perché sa che la costanza è la cosa migliore, quindi bravo Tunjos. Però comunque Manuvil adesso sta tirando come un assassino perché gli è già un secondo e tre. Però Non qua molla, non molla la presa. dietro. Oh, attenzione, Matli con Ryukill, me lo stavo perdendo. Attenzione perché adesso c'è un'altra.
C'è un'altra bagarre qui. Aglia. Tanto il cinema mi dà del gufo. Non è vero, non sono un gufo. No, no, dai. È il gallo che Uff. fa. Facciamo il giro con Manu, letteralmente 2 secondi dopo, sbim. Lo so, ragazzi, è il pericolo di fare il commento, voglio vedervi voi. Ah, sì. Ma il replay mi spiace molto tardare, ma è buggato perché se io schiaccio qualsiasi tipo di replay, aspettate, adesso ti faccio vedere, mi fa ripartire dal visto? Mi fa ripartire da qua. Mi dispiace perché il replay qua ci sarebbe stato, ma purtroppo quando si bugga GT non ci puoi fare tanto. Mi dispiace, è l'unico Ti rimanda inconveniente. alla partenza praticamente quando metti il replay. Sì, mi rimanda alla partenza, nonostante io schiacci anche i tipo 5 secondi, tipo, cioè. Sì. Attenzione, Mazli all'interno di Ryukyul ci prova, ma non ci riesce. Ryukyul tanto si prende la settima piazza, Mantle e VG Smokey a chiudere il gruppetto a 24, che comunque ottava e nona posizione buone. Bravi. Bravi, i nostri compagni di Nonostante. scuderia. Esatto, molto molto bravi. Nonostante i tanti crash, però stanno facendo una bella gara. Sì. No, ma anche l'altra volta Matri era un po' di lag dove si è sistemato come stasera. Vediamo Sì, adesso di girare benissimo. anche la scorsa gara Brandzatch è stato bravo. Tanto vediamo se. Infatti, Manuvilla ha ripreso Tuncio, se l'ha anche passato. Scusate, ragazzi, se mi perdo un po' di bagarre, però ero dietro a vedere Ryukyul e Mathly che se le stavano andando anche loro. Però a quanto pare Manuvilla non ci sta, sta cercando di recuperare la seconda posizione. È stato primo fino a 10 minuti fa, adesso in terza posizione. Ha rischiato comunque uno spin pesante. Sì. Comunque intanto il Sino ci ricorda che purtroppo Ryukyul non sta molto bene stasera perché ha problemi di salute, però comunque sta facendo un Lo garone. risaltiamo. È un po' in convalescenza. Risaltiamo e lo ringraziamo per essere qua in pista con noi. Esatto, ci fa piacere sempre che i ragazzi mostrano Non che quando mollano hanno un un colpo. impegno lo portano fino alla fine. Bravo, adesso anche lo inquadriamo. Bravo Ryukyul che sta facendo una bella gara, una bella bagarre e sta andando anche veloce. Ti ringraziamo che sei qua a dare spettacolo. Grazie mille. Tanto Cesare neanche lo guardo perché prima posizione, 13 secondi, un martello quest'uomo. Sì, adesso Anto in seconda come lunedì posizione. andrà a ordinare l'aperitivo per lui e poi per tutti. Mi raccomando, passa anche al Mac Drive che ho fame. Allora, McDrive, se ti porta roba del McDrive diventa fredda perché corre troppo sta macchina qua. Sì. Va bene, Si dai, raffredda dopo. subito. Se no devo appoggiare la roba sopra il motore, arriva caglia allora. L'appoggiamo su per le gomme della Lexus, che è tanto la stessa cosa. Tanto vedo che Manuvi si avvicina pericolosamente ad Anto perché, ecco appunto, stavo dicendo un secondo e mezzo di penalità. Niente, non devo guardare Manu perché gli porto sfiga. Mi spiace, Manu. Attenzione che Tunjos ha superato Manuvil, Esatto, si è portato davanti, complice anche un po' la eh? Eh sì. penalità di Manuvil. Però anche Tunjos si sta impegnando. Però attenzione che si affianca Manuvil. Potrebbe provarci. Si mette già davanti, però che Tunjos che non molla perché gli sta dietro ha solo 2 decimi. Potrebbe tentare il sorpasso in ogni momento. Vediamo come finisce questa bella bagarre perché ci sta portando avanti. Intanto il Gallo ci chiede di ricordare le penalità di stasera. Abbiamo One Wheel con 7 secondi della gara precedente. Dobbiamo Sor Giacomo che non c'è, quello 15 secondi che sconterà la prossima gara. Abbiamo Dato Meto Dato Meto non che c'è. E anche lui non c'è, ha 8 secondi più 1 che fa 9. Abbiamo Sturla che Matteo non c'è, e GG aveva 4 Rocks. secondi. Sì, e G-Rox ne ha 3. Quindi praticamente l'unico che dovrà scontare la sua penalità sarà Manuvid. Infatti penso che stia tirando per quello perché sa che ha la penalità e cerca di distanziarsi il più possibile da Vuole tutti. Eh recuperare sì. in modo da non perdere la posizione. Il capitano, come lo nominano i ragazzi della scuderia Twitch, perché è diciamo il loro punto di riferimento per adesso, nonostante ci sia anche il nostro Digitos, che comunque anche lui non scherza con la velocità.
Quindi sì. sono, hanno una bella squadra molto compatta, come tutti alla fine delle scuderie. Nonostante ci siano cambiati i pezzi durante la stagione, sono comunque molto affiatati. Vedremo se ci sarà alla fine del campionato un mercato movimentato, oppure sarà più attaccato ai piloti perché magari vorranno fare affiatamento tra di loro. Vedremo, sono curioso di vedere come andrà a finire, come si gestiranno le Vedremo. scuderie. Sono curioso. Attenzione perché Cesarazzo ha fatto il nono giro in 3:20:74, dunque è un vicinissimo Manuvin, che ha fatto 3:20:73 Mamma mia. praticamente. Eh sì, Manuvin più in su più era. sta spingendo più che può. Sta spingendo più che può, nonostante tutto Tungos gli rimane dietro, eh. Tungos non molla, Eh sì. JJ è sempre lì. Se riesce a stare dietro con la scia, no, non gli scappa tanto in giro. Eh sì. E non fare, e non commettere tanti sbagli. Ma infatti Tungos recupera tanto su rettilineo. Vedo qua dalla grafica che il tempo va giù velocemente anche. Eh sì, Sino mi dice non si vede il giro veloce, sarà un altro bug, sì, no, non so, stasera è pieno di bug, mi spiace. Magari No, ma vedo di... il giro veloce, io sto guardando io i tempi, è sempre quello di Manubi comunque. È solo Cesarazzo che gli è andato vicinissimo di un niente, che ha fatto 3:20:74, invece Manubi ha fatto 3:20:73. Tanto il Gallo ci dice tutti con ottimi piloti tra NTR che alla zavorra. Non so di cosa tu stia parlando. No, niente. Mi Proprio dissocio, mi niente. dissocio, non so Anch'io mi niente. dissocio. Mi dissocio. Ci dissociamo come dice il mitico Il Masseo che salutiamo. streamer. Sì, salutiamo. Anche Facciamo se non come ci lui. guarda, però, essendo due veneti stasera in cabina di commento. Sì. Attenzione, Manuel e Tuncio sono sempre vicini, non si mollano. Sì. Sbandata di Tungus, vediamo. Vedo che JJ e Manuel hanno recuperato 3 secondi su Cesarazzo. È probabile, stanno spingendo entrambi molto, quindi si danno un po' di elastico. Pian pianino vedono Ante, davanti, si avvicinano. In pratica, scuderia Racing Team Italia in gruppo 1 ha sempre avuto solo Cesarazzo. Cesare è fotonico, veramente va fortissimo. Spariamo le gomme, Magari. Cesare. A No, Cesare gli scherziamo. dovremmo mettere delle le gombe taroccate, come dice il buon Carvaro. Mettiamo le gombe con la forma di grana, Axel. Che si consumano prima. Sì. Gli mettiamo le gombe con la grattugia. Allora, vediamo qua dietro, niente, Attenzione, sempre. Manovic che si stacca da Tungios. Ah, Tungios si è fermato, Sì, si ok. è andato in box ma aveva solo 5 litri di carburante. Mi è rimasto. Tanto vuoi fare giro Sì, stavo per dire, infatti l'abbiamo permesso con lanciato? Manovic e mi sa che lo faremo proprio con lui. Lo mettiamo. Scusate, ragazzi, lo mettiamo perché non va adesso. Ah, che palle. Non ci credo, perché non va adesso il... Vediamo così. No, niente, si è buggata anche la... Oh no, ok, a posto, eccolo qua. Ok, adesso muti i microfoni, ci vediamo alla fine del giro lanciato del Del nostro giro. buon Manuvi. A dopo. A tra poco.
Ok, rieccoci qua dopo questo super giro di Manu, però è stato rubato da un po' dalla penalità che ha preso e dal nostro mitico Cesare che ha fatto il giro veloce di 1:26, che è il super giro che ha fatto il nostro Eh sì, Cesarazzo. bellissima questa pista, ragazzi. Spettacolare come sempre. Intanto vediamo anche il nostro Anto qui che, attenzione, sta facendo anche lui il giro migliore, ho visto un fucsia se non sbaglio, un super Sì, io fucsia. questo super fucsia di Manuvid, però di pochissimi secondi. Adesso abbiamo Ryuk i box Yuki le e Magni anche in Matti. box. Tanto mancano poco più di 20 minuti, 21 minuti. Qui pare che comunque ci sono. Potrebbero esserci i cambiamenti nella griglia dei primi tre. Vediamo. Vediamo. Tanto mancano 21 minuti alla fine. Potrebbe anche ribaltarsi. Vediamo comunque. Buonasera Polpetta, da quanto tempo? Eh sì, Buonasera. Sì. Sì, Sei tornata, sono ritornata viva. Se sei tornata di morta era un esatto. problema. O sei morta e risuscitata. No, dai, non credo. Uno zombie. Va, lo scimmione del gallo che mi dà subito il buonasera. Mamma mia. Ho avuto impegni, Allora, lui è in ragazzi, ma primis, figurati, tranquilla. Siamo sempre qua come noi. tutti, non c'è problema, Come ci tutti. siamo. Noi siamo qua tutti i giorni, da lunedì al sabato. Lunedì e sabato siamo sempre qua. Quando vuoi passare a salutarci, sei la benvenuta Anche come subito su sempre. Insta, grazie, grazie che ci segui, è molto, molto importante per noi. Si chiama Educazione e Stile, Axel. Alex, ok, campione, vabbè, vuole il ban stasera, No, 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 ok, no, vuole il no, ban. via, via. Ban, Adesso lo bando vuole il io, ban. via, via, via. Così impara a dire i nomi giusti. Vediamo qua come siamo messi, dai. Ti giuro, ti commento venerdì, ti commento la gara e ti faccio sbinnare finché non quitti. Ti gufo tutta la gara Ti praticamente. gufo tutta la gara, ti meriti il ban. Nabo. Vabbè, torniamo alla gara, va là che è meglio. Intanto comunque Manuvil si è fatto sotto Anto che stava sbinnando, infatti ha recuperato un po' di decimini, anche più di 2 decimini, si è recuperato anche 6-7 decimi Manuvil su Anto, infatti adesso gli ha 2 secondi e mezzo circa. E il Vediamo, mio aspetta un attimo numero. che leggo qua cosa scrive Marco, dato perché accanto al logo blu c'è il logo Racing Team invece della stella Twitch. Perché adesso al posto della stella di Twitch abbiamo messo il nostro badge personale di RT, per quello si vede il logo di RT e non si vede più la stella. Sì, esattamente. Comunque, raga, venerdì è il mio compleanno. Ah, ok, allora ti faremo gli auguri. Allora vieni in live, ti facciamo gli auguri così paghi da bere tutto quanto a tutto il team. No, Aldo, se ci paga davvero a noi va in miseria quella povera ragazza, eh. Solo Tanto noi due. Cesare. Sì, sono noi due ci fanno il mutuo. Intanto Cesare si Se ferma. aggiungiamo Carlo e gli altri, allora mi fa un disastro. Vabbè, ciao. Tanto anche Manuvi si Allora adesso ferma. scherziamo. Intanto ragazzi, scusate, mi sono dimenticato di abbassare il volume. Vediamo, così dovrebbe andare. Ok, a Tanto abbiamo i posto. primi tre, tutti quanti i box. Attenzione che esce Cesarazzo, visto. Cesarazzo esce con 17 secondi di vantaggio, che sicuramente aumenteranno su chi Eh sì. uscirà per secondo. Penso che comunque sia Anto o Manu, vediamo chi. Anto sta facendo quasi pieno, mi sa, vediamo. Eh sì. Sì, Anto che esce in seconda posizione, seguito Sta da transitando Manuvil. adesso. Vediamo Cesarazzo, se 17 secondi di vantaggio su Anto e 20 su Manuvil, vediamo. riesce. Eh sì. Vediamo Anto Fox ancora fermo ai box e anche Chromedix. Vediamo. Tutti due in riserva, riservatissimo. Tanto Marco ci chiede chi è Polpetta Girl. È una Non ragazza che ci possiamo dirgli segue. tutto. È una ragazza che ci Eh sì. segue, è un'amica di Anto, da quanto sappiamo. Non è il mio ragazzo lì, lo sappiamo. Vuole puntualizzare questa cosa. Anto, hashtag AntoFriendzone in chat, per favore. sì. Intanto vediamo Manuvil qua che è molto vicino ad Anto, molto vicino perché neanche 1 secondo e mezzo. Tanto se scusate sentite un po' sciapo adesso perché ho la voce, comincio a sentire la gola che soffre, cioè la voce che sta andando via, perdonatemi. Dai, tiamo duro ancora 17 minuti, comincia la gara. Abbiamo duro un quarto d'ora Dopo e alla dopo le vittoria assicurata il interviste. buon Alex. Niente, il caldo deve essere bandato stasera. Eh sì, adesso Accidenti. avanti così.
Si chiama Alex un'altra volta, lo banniamo subito, Ah no, guarda, vola al bar, non c'è nessun problema. Ti blocchiamo subito, ti blocchiamo, ti blocchiamo. Sì, via via da... E uscite, usci. Vabbè, non so parlare, lasciamo stare, no. Torniamo alla gara qua. Che intanto Uscilo. Manuvil... Uscino, uscino. Intanto vediamo Cesarazzo intanto prende il comunque... volo, come al solito. Sì, Cesarazzo, mai neanche da guardare, quindi non vi togliamo neanche per il... Qua adesso mi sa che fra poco si riprospetta la battaglia Ant-Manuville e Tungo sono un po' più staccato, comunque è lì in sordina Intanto che facciamo una magari si è... piccola carrellatina dei Sì, vai pure. piloti, partendo appunto da Tungios che è in quarta posizione, l'inseguimento di Manuvil, poi abbiamo, scusate, sono passato avanti, Chromedix in quinta posizione, Antofox che segue il suo compagno di squadra, anzi scusate, di scuderia, in sesta posizione a 4 secondi, scusate. Ryukid in settima posizione, Matti in ottava e Vigi Smokey in nona posizione. Quindi diciamo che le posizioni non ci sono molto sgranate nel momento in cui eravamo su questi due qua davanti, che tra l'altro adesso Anto è riuscito a prendere anche un po' di distanza da Manuvil, da 1 secondo e mezzo, passato da 2 secondi e 2. Attenzione a cosa avete scritto qua, Axe, ha scritto Alex Piangina, vedrai eh giovedì. sì, Va no, bene. adesso S sospendiamo, Se adesso, giovedì su questo sospendiamo. vinco, se giovedì vinco, te lo rinfaccio a vita. Sì, Beh, perché lo sospendiamo dalla chat, Axe, così. dagli un time out di 5 minuti, così se la ricorda. Tanto il nostro buon Matteo ci dice carneficina comunque stasera. Carneficina stasera. Eh sì, Eh sì, stasera stasera sì. purtroppo sembra di vedere veramente il Gran Premio dell'Austria di ieri. Stasera sì. Purtroppo Un ieri po' ce n'erano tra 9. crashati. No, abbiamo perso No! Manuvi. No! No, mamma mia, ragazzi. No, che Siamo al limite. carneficina! Matteo Gufo! Hashtag Matteo Gufo, l'ha detto. Quanto Eh sì. carneficina stasera! Matteo Gufo. Colpa tua, Matteo. Adesso lo Se scrivo ne in esce chat, un aspetta. altro qua, si tocca far saltare la gara, Axel, praticamente. Matteo. Lo so scrivere, Scrivi, scrivi. aspetta. Matteo Gufo. Via, via. Vabbè, ciao. Ma che L'altro qua, Alex Alex Gufo? Gufo. L'ha È detto stato Matteo. Matteo? Va a cagare, Eh va a sì. cagare. Ci dispiace intanto per Manu perché stava facendo una bellissima gara, il capitano della scuderia Twitch. Ci dispiace un Intanto sacco. Pulpetto scrive che succede LOL. Succede che qua tra crashati e non partecipanti Siamo arrivati a siamo 8. rimasti in 8. 8 di cui c'è veramente poca gente che ha il suo compagno di squadra. Cesarazzo è senza compagno di squadra. Anto anche. Tungios anche. Chromedix e Antofox sono completi della scuderia. Tutti e due della mai subito casa. Ryukil purtroppo che è rimasto senza il suo capitano. E Matli e Vigi Smokey, gli unici due insieme a Chromedix e Antofox che mantengono tutti e due il proprio compagno di squadra. Stasera è veramente una strage, un calvario, come ci suggerisce Marco, giustamente. Stasera sì. Vabbè, crasherà mai subito casa una 24, no. Droppiamo una FF, giustamente. Vabbè, intanto qua si pare cristallizzata un po' la situazione, infatti non c'è molto da dire, non c'è molto da dire perché questo calvario ha fatto tante vittime e la vittima principale è stata purtroppo un po' la bagarre che ne risente. Adesso abbiamo 10 minuti circa per vedere come finirà la gara. Vediamo, vediamo perché non saprei. Stasera le scuderie si portano a casa quelle pochi punti, quelle sopravvissute qua. Eh sì. Vediamo chi è rimasto. Tanto Polpetta si dice comunque Andiamo quando arrivo io c'è sempre qualcosa, non è possibile. Ci allora. dispiace, sarei te che porti un po' di zella, però... Vabbè dai. Se fai crescere gli altri e non la mia scuderia va bene. Cioè voglio dire, no, scherzo ovviamente. Axel, come sarà il meteo domani in Andorra? Vado a vedere subito e te lo dico. Hai visto come è scritto Axel? È scritto con la C, è scritto. Ah sì, ma il gallo c'è a prendere la 104, quindi è Gallo, normale. gallo. Eh sì.
Vabbè, dai, tornando alla gara, stavo dicendo che comunque sarà difficile commentare una gara un po' più statica del solito perché ci sono tanti morti e ci sono poche persone vicine, se non nessuno, perché gli unici più vicini mi sa che sono Chromelix e Antofox a 5 secondi, se non sbaglio. Sì, Gli altri sono Chromelix sì, tutti ma gli altri sono più staccatissimi. staccatissimi, esatto. Serrato Simply in Italia ha come gruppo di sospeso il gallo testo. per 60 secondi. Grazie Matteo, grazie. Guarda, tutti i costi eliminati, tutti i messaggi. Hashtag il gallo infame. Tanto Tom Joss si ferma e cambia le gomme morbide e probabilmente adesso monterà l'ultimo stint, quindi penso monterà delle altre gomme morbide e il Sì. pieno. Se non il pieno metà serbatoio, esatto, come stavo dicendo, e rientra subito dietro a Chromelix e subito davanti ad Antofox che sta a 5 secondi. Intanto Matteo scrive come tutti i messaggi eliminati. Si vede che è in automatico, fa così. Vabbè. Grandi uomini, eh. Per in Italia ha dato la sospensione al gallo. Speriamo che l'abbia imparata, dai. Speriamo che l'abbia imparata. Questo è un attacco alla scuderia, tensione in ITR. Vedi Gallo, hai fatto troppo il pollo stasera e ti hanno bastonato. E ti abbiamo avvertito noi, dopo se tu non ti ascolti, dopo succede quella roba lì. Intanto T-Mac ci suggerisce che questa, la gufata che ha fatto Matteo Manuville potrebbe essere quotata per la top gufata per il gufo d'oro. Sì, eh. Cioè, strisce che dal tapiro, noi diamo il gufo. Esatto. Intanto buonasera Maurizio, mi sei unito a noi, sei arrivato in tempo giusto 10 minuti prima che finisse la gara. Intanto vediamo qua Tunjos che sta un secondo e sette da Chromelix e a 3 secondi e 9 da Antofox che ricopre la quinta posizione per adesso. Andiamo qua dietro, beh, sì, a parte Tungos e Chromedix, il resto sono tutti abbastanza distaccati, ma comunque, beh, ma qua, dopo, questa parte di gara qua è così, dopo quando cominciano le soste. Purtroppo in questi momenti non c'è molto da dire. Sicuramente nell'ultimo stint magari vedremo qualcuno un po' più vicino. Vediamo se si risolleva un po' lo spettacolo, ecco. Mancano 9 minuti e 30 alla fine della gara. Cos'è passato? Cioè, stiamo passando dietro da te, abiti alla Sarta? No. No, sarà più rumore da Mosconi, come li chiamo io. Da Mosconi. Non Ma che Mosconi quello là, ora? vero? No, il famoso Mosconi, perché quello era un mio Ma contorriere, che ora? Vabbè, ritorniamo qua davanti, successo Razzo che continua ragazzi. come. Guardate che 20 secondi e 2, mamma mia, che super 20 vantaggione. secondi 2 da Anto e Anto ha altrettanti 23 secondi da Chromelix, però attenzione perché Tunjos si è riavvicinato un po' di più a Chromelix, però come abbiamo detto qua le Audi nel misto vanno forte. Tanto il nostro Matteo scrive sono un inviato speciale, certo, sono sempre un inviato E speciale. certo, lui adesso è in Francia a dire la verità, lui sta girando Sì. per la pista e dopo ci va a fare lui l'intervista sul differita. Germano sei tu, eh. Sì, Stasera mi sa io. che il germano della situazione l'hanno fatto i ragazzi che sono crashati purtroppo. Intanto vediamo qua Tunjos che si fa sotto tantissimo a Chromelix, però non so se si deve fermare. No, che non si ferma, tira dritto Chromelix, ok. Vediamo se Antofox invece rientra. No, nemmeno lui, nemmeno lui. Manca la statica. Attenzione però, ho detto gara statica e Chromelix sta battagliando, anzi Tunjos sta battagliando con Chromelix per la terza posizione, quindi il gradino del podio più basso, però comunque è comunque il podio. Ho detto comunque un sacco di volte, però lasciamo stare. Tanto Matteo mi fa una frase da dire. Andiamo al box Mercedes da Aldo Consolini. A te, Aldo. Eccomi qua, box Mercedes, ragazzi, per dirvi che il Mercedes in questo momento ha montato le gomme Parmigiano Reggiano. Parmigiano Reggiano.
Le gombe parmigiano reggiano, va bene. Tanto Cesarazzo non sbaglia, non sbaglia, sta sempre lì. Zerazzo quasi 21 secondi di vantaggio. Anton ha 25 su Va Chromedix, bene, 25 su però Chromedix. noi restiamo qua. Attenzione che è attaccatissimo da Tungos, eh. Gli sta Eccolo mangiando qua. le gombe. Attenzione, Tungos è Mamma uscito mia, molto più ragazzi. veloce dall'uscita Si di mette in curva. scia Però ancora. Chromedix in scia, un bello scambio di scie. Vediamo Chromedix molto bravo da sfruttare la Scambiamo la scia. scia, vediamo. Tungos di nuovo sulla scia. Vediamo se ce la fa in staccata. No, Chromedix stacca più Attenzione ragazzi. forte. Attenzione, esatto, qui un attimo andare fuori, come abbiamo visto. Sì. Ah, più che altro le staccate quando sei in scia può succedere di Sono tutto. pericolose. Sono pericolose perché devi calcolare il punto di staccata un po' più indietro rispetto a quello dove stacchi Eh tu, sì. Perché perché sennò rischi di andare addosso al tuo avversario. se freni dove freni il tuo avversario, l'hai già buttato fuori perché Attenzione, ci vai infatti, addosso. ho una piccola botta a Chromedix, però giustamente Tungos alza il piede per lasciargli la posizione. Molto, molto corretto il nostro JJ, che è sempre un pilota molto corretto e, come dice Arlo, con la guida molto smooth, quindi molto, molto pulita, molto rotonda, Intanto come mi piace dire. ringrazio Sabi Rovi che mi dice che sono un grande. Beh, lo so, ma ormai. No, dai, scherzo. Grande, sì, dai, sono 1,94 m, sono abbastanza grandino. Ah, buonasera Metà, Sabir, scusa, non ti ho metà. salutato, non ti ho visto, non ti ho visto. Attenzione Anche come Tungus! Ah. età, adesso sono un po' grandino ormai. Vediamo qua Vabbè, dietro chi c'è. l'età Yuki passa per tutti, che si soprattutto per attacca. me che sono Sì. vecchio dentro. Ma tu insomma neanche quella di strada. Neanche la metà dei miei anni. Comunque, Ma io giro già con le mani dietro la schiena, vai tu. se già tipo il nonno tu di ragione, Giacomo, ti Sì, vedo io. io passo davanti ai cantieri a criticare gli operai che danno male la malta. Vedere gli scavi. Sì, io con la coppola in testa e le mani dietro la schiena. Grande Intanto Chromedix tira dritto, non si ferma. Che dici, Aldo? Facciamo un'altra carrellatina di gomme, per vedere come sono messi i ex. Eh sì, perché ragazzi. ormai mancano, mi sa che mancano 2 giri alla fine perché siamo a 4 minuti. Sì, Comunque, siamo gli sgoccioli, due eh. giri giusti, vediamo se ci fai questo piacere di questa mini carrellata di gomme, anche perché sono rimasti Oh, in attenzione, pochi. sbandata di Cerrazzo, mamma mia, ragazzi, ho Ho visto il muro. notato, Ho ho notato. visto il muro. Poi, carrellate di gomme allora. Allora, abbiamo Cesarazzo con le morbide. Poi abbiamo anche Ante con le morbide, secondo posto. Terzo posto Chromedix, seguito a sua volta da Tungos, anche lui con le morbide. Poi abbiamo Anthropox, quinto posto, anche lui con le morbide. Abbiamo Matli, sesto posto con le morbide, anche lui. Abbiamo Ryukyul, settimo posto con le morbide, che sta entrando nel suoi box, e chiude la fila Vigile Smoky con le morbide anche lui. Ok, ho capito. Attenzione perché adesso, tanto che Matli è riuscito a recuperare una posizione su Ryukyul, che adesso si deve anche fermare. Matli, non so, penso abbia già fatto la sua sosta. Penso che faccia l'ultimo giro addirittura. Riesca a fare l'ultimo giro. Matli, sì, ce la fa, al grande anche. Un'attacca di serbatoio, le gomme sono un po' consumatine, ma ce la fa comunque. Dovrebbe Ce la fa, ce la fare fa. questo e un altro giro in teoria, Sì, se ce la non fa comunque. aspetta. Comunque pare che si sia cristallizzato il tutto, a meno che. Attenzione perché Chromedix sta facendo un super fucsia. Super fucsia di Chromedix. Attenzione. Incredibile. Sì, bravissimo. Intanto Matteo ci dice, sì, lui è già nei cantieri con le mani dietro e piegato di 15 gradi. Sì, ho anche un po' di gobba per questo, però vabbè. Sono Allora sono di più di ingombito. 15, sono di più di 15, Matteo. Quasi quasi tocchiamo i 30. Tocchiamo i Sono 30. i 15 più la gobba. Intanto guardiamo Chromedix che sta facendo super fucsia. Vediamo. Adesso Tungjos è un secondo e due. Vediamo se. Secondo me ci sarà battaglia qua agli ultimi giri. Vediamo perché anche Vediamo. Chromedix sta spingendo un sacco. Ho paura un po' per le sue gomme. Paura un po' per le sue gomme. Dobbiamo stare un po' attenti perché qua.
Stava facendo Più che insomma il mio altro, giro, sì, perché però. quelle di Tundra sono meno consumate, le posteriori a confronto di quelle di Chromedix e anche le anteriori, ne ha un po' di più, appena un po' di più Tundros. Vediamo. Intanto Abbiamo Vigismo che si ferma. Vigismoki, quasi l'ultimo giro. Niente, abbiamo comunque visto che Chromedix non è riuscito a migliorare il giro perché era sopra di 3 decimi al suo tempo. Il Gallo dice poi una domanda per Ante. No, no, io non accetto le domande da Pietro, da Allora, Massimo Dano Gianpietro. chiede come sono messi a benzina John e Chromedix. Allora, Chromedix ha un'attacca di serbatoio e Tunjos è quasi in riserva, dunque è scarichissimo. Ma dovrebbe farcela a fare l'ultimo giro comunque, Sì, in in teoria teoria. Adesso dovrebbe vediamo. farcela. Teoria dovrebbe farcela, buon Tungios. Vediamo subito. Sì, perché ha tirato dritto, dunque ha tirato dritto, dunque ce la fa. Ha fatto Quindi Chromedix ha i calcoli. usato una strategia un po' più differente rispetto a quelle di Tungios. Tungios magari ha optato a stare più scarico e avere delle gomme un po' meno consumate, invece Chromedix ha puntato sulla durata, avere un po' più delle gomme consumate, però ad avere un po' più di carburante per essere sicuro di finire la gara. Quando si vede Max Giordano scrive speriamo dai e John. Eh Vedremo sì, cosa fa. sarei contento se John riuscisse a fare il primo podio della Coppa 1. In teoria non ha mai fatto podio Tungos No, una volta mi questa sa. stagione. Adesso mi ricordo. No, l'ho fatta una volta mi sa. Una volta, Adesso mi viene in forse. mente. Sì. Però non mi ricordo più. Non mi ricordo dove. Forse a Willow, se non sbaglio. Sì, può darsi. Adesso che stavo ricordando giusto che mi è venuto in mente subito Willow. Sai di sì. Buonasera Matt. Ragazzi, mi confermate se ha fatto podio Willow, per favore? Qualcuno finirà la Benza? Non lo so, T-Mac, sinceramente. Tungios è sulla buona strada, ma non è ancora in riserva, stranamente. Perché con Tungos, queste macchine attenzione, qua. super fucsia di 3 decimi di Chromedix, mamma mia. Sì. Queste macchine qua consumano veramente poco, abbiamo detto da quando ancora le prime gare. Intanto abbiamo Antofox Super Fucsia. Super fucsia di Fucsissimo. Antofox, no? Perché tutti e 2 decimi da scontare. Sì. Allora, riesci a vedere magari se Tungios ha messo la benzina a 3 per caso, o tipo ha aumentato un No. po'. No, non me lo fa vedere perché se è impostato su cruscotto da lui non me lo fa vedere, se no no. Perché sto guardando che sta perdendo anche in rettilineo di un bel po' di decimi su Chromedix. E a questo punto penso che abbia messo l'impostazione della benzina più alto in modo da risparmiare e finire la gara. Mi dà solo un po' di tracciato perché il pilota conforme imposta si vede qua sul riquadro, però non riesco a vedere Ho in tutta la capito. mappa comunque Ah, impostata. tranquillo, tranquillo. Quindi, però attenzione perché adesso sta recuperando. O è Chromedix che ha fatto un errore, o è Tungus che ha rimesso a 1 il carburante. Però penso che lo stia tenendo alto, appunto. È appena entrato in riserva Chromedix comunque. Attenzione perché vedo un Cesarazzo addirittura d'arrivo e Eh sì, ormai penso ci siamo. che sia la fine. Cesarazzo, bravissimo, una grande strategia, un grande passo, ha fatto una grandissima gara, una grandissima coppiata di Cisfanala, grandissimo Cesare, bellissima gara. Tanto Poi è arrivato Cerrazzo. abbiamo anche Ant, che anche lui addirittura d'arrivo, circa 20 secondi, bravo che sconta la Eh sì. penalità. Quindi Entra arrivano tutti. nell'ultima variante adesso. Bravissimo Ant, grande gara anche la tua. Sei riuscito a tenere sempre un buon passo. Bella anche la bagarre con Manu. E quindi adesso dovrebbe arrivare Chromedix. Molto molto bravo, bel podio. Ha fatto una bella gara anche lui. Ha tenuto anche lui un buon passo. È riuscito a stare davanti a un Tungos che stasera sembrava averne, però. Chromedix ne aveva di più stasera. Attenzione, vedo una bandiera gialla. Speriamo non sia successo niente. Vediamo chi è. Bravissimo Chromedix. Addirittura d'arrivo anche Tungios. A 1 secondo da Antofox che stava cercando di Mamma mia, recuperare. Tungios, mi sa che è arrivato. Praticamente non si vede più neanche l'attacca rossa della benzina. Mamma. Antofox che taglia il traguardo. Bravissimo anche al nostro Anto. Intanto, auguri Anto. Matli che dovrebbe essere anche lui. Il penultimo che deve tagliare i traguardi, intanto anche il nostro VJ Smokey ha finito la gara. Bravissimi. Matli addirittura d'arrivo.
Nel Sina che dice Mai Subito Casa ormai fanno podi in tutte le categorie. Mai Subito Casa è veramente una potenza questa stagione. quest'anno sì, bravi. Allora, vediamo se arriva Ryukil. Però Oliver ci dice Io. che è una sentenza Cesare. Eh sì, è una sentenza. Bravo Matli che taglia il traguardo. E manca solo Ryukil. Un Ryukil che ha fatto una bellissima gara, nonostante sia un po' convalescente anche lui riguardo a dei problemi di salute che ha, però nonostante questo ha fatto una gara bellissima. Bravissimo Ryukil, bella settima posizione, hai fatto un garone e Bravissimo. è finita la gara con tanti morti purtroppo, però è stata comunque una gara vincente per quello che può valere. Il nostro Cesarazzo che trionfa qui anche ad Assart, si porta a casa una baguette come premio. E finché i nostri ragazzi del podio arrivano, vi faccio partire qualche altro spot. Portate pazienza e ci rivediamo tra poco. A dopo, ragazzi. Ma tra poco. Eccoci qua ragazzi, siamo ritornati in live con i nostri ragazzi del podio. Abbiamo in cabina di commento con noi il buon Chromedix, buonasera. Abbiamo Lì. Anto Bueno.
e abbiamo il nostro Cesare. Buonasera, buonasera. Ciao. Allora, direi di iniziare dal gradino del podio numero 3 e iniziamo dal nostro Christian Chromedix. Hai fatto una grande gara, sei riuscito a conquistare il podio. Raccontaci un po', dai, come l'hai vissuta. Voglio più trazione della macchina, ti prego. Ehi, aiuto, mi serve Cosa l'elettricità. vuoi? Cosa vuoi? La Panda 4x4? Grazie. Che trazione che tiene quello. Quindi vado anche un po' avanti, sono. Comunque, come l'hai affrontata la gara? Ringrazio le connessioni, Anche principalmente. quelle hanno buttato stasera. L'unico errore è che mi sono stato fatto in qualifica completo. Non che avrebbe aiutato tantissimo, ma comunque era qualche posizione più avanti invece che la sesta, dato che abbiamo provato a fare un gioco di scie, ma io ho cannato un paio di tentativi, due. Non perfetto. Qui la qualifica è importantissima, ce ne siamo accorti, infatti si ha pochi tentativi, soprattutto nelle categorie minori, bisogna stare attenti a quello che si fa, insomma. Io non sapendo fare il Joplat, diciamo che non sono l'esponente massimo. Ti capisco, ne nemmeno io vado velocissimo nel Doppler. No, in queste gare invece, tanto di questa piccola cosa di non aver fatto errori, se non uno perché ho dovuto scontare la penalità. Quindi almeno Anche quello mi ha salvato. le penalità sono state parecchio complici stasera, ce ne siamo accorti. Sì, quasi. Comunque, nonostante tutto, hai fatto una grande gara, sei riuscito a prendere la terza posizione, ti faccio i complimenti, hai fatto una bella strategia, hai fatto anche dei belle bagarre. E molto molto bravo, ti voglio fare i complimenti, Aldo vuoi chiedere qualcosa anche tu? Volevo chiedere se ti piace questa pista. L'ho fatto parecchie volte e sempre bella. Eh Sempre sì. bella perché ha sia i rettilinei, che comunque va sempre bene per le bagarre, sia curve molto veloci qua l'Indianapolis, l'Indianapolis è la più difficile, o le Portland. Vabbè che è un classico come pista, però insomma, mica a tutti piace. No, Comunque è ma stata una alcune bella gara. curve non aiutano. L'Indianapolis è sempre preda di incidenti e anche oggi ha fatto le sedici. Sì. Purtroppo sì. Sono comunque bravi. Comunque, bravo Christian, ti ringraziamo. E adesso passiamo a Danto, che si è piazzato in seconda posizione, che anche lui comunque ha fatto una gara regolare, diciamo, è riuscito a mettersi in seconda posizione. Raccontaci la tua gara, Danto, dai. Diciamo che sono stato molto fortunato per il fatto dei ritiri, problemi di connessione. Mi dispiace soprattutto ovviamente per Marco, il mio compagno di squadra, che comunque mi ha detto che ci sono stati dei problemi inizio gara. E poi dall'altro per Manu, che comunque stiamo facendo una bella battaglia. Fatti, ci è dispiaciuto Era un po' tanto. più vivace. Ci è dispiaciuto tanto, infatti, vedere che Manu purtroppo non si sa Sì. per quale motivo si è crashato e ci stiamo divertendo a vedere voi due che battagliavate. Anche la correttezza tra voi due che ti ha fatto passare anche dopo una toccatina. Ah, quello sì, di quello sì. No, è stato strano come cosa perché l'ho visto stare dietro di me 2 secondi e poi tutto un tratto era arrivato 8 secondi addirittura dietro al punto. Però vabbè, purtroppo è andata così. Stasera ci sono stati un sacco di problemi. Vabbè, Cesarazzo era imprendibile, ormai 20 secondi se n'è andato, quindi ho gestito un po' la sigla senza prendere rischi e sono stato molto bravo con le penalità. Ne ho preso proprio poche. Abbiamo visto, infatti, sei stato molto bravo, ti sei gestito molto bene, quindi ti faccio i complimenti. Ti rinnovo anche la domanda di Aldo che ti ha fatto prima Sì. anche a Christian, se ti piace questa pista. Se so già la risposta, però. Sì, Non mi piace come pista, sì. Mi piace dire baggianate, dai, scherzo. molto. No, 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 piace, Scherzo, piace, bella scherzo, è questa. una bellissima pista, un pezzo di storia. Comunque, bravo Anto, brava, bella strategia anche tu. Hai fatto anche tu una gara molto regolare, pochi errori. Gli errori che hai fatto non sono stati per conto tuo, però per la bagarre e comunque la correttezza si è vista anche da parte di Manu che ti ha fatto passare. Comunque, complimenti. Adesso passiamo al primo classificato che è il nostro Cesarazzo, che si riconferma
in prima posizione. Raccontaci anche tu come ti è sembrata questa gara, Cesare. Allora, la partenza è stata un po' caotica. Nel cercare di difendermi la posizione sono arrivato un po' lungo e per non tagliare la pista praticamente ho colpito Ant. Chiedo scusa per questo, probabilmente verrò penalizzato, non lo so, però io non avevo più spazio dove andare. Per il resto, niente, avevo visto dalle prove che la solita strategia con tre pit stop avrebbe potuto non essere proprio il massimo, quindi ho testato una strategia diversa sulle due pit stop, che poi ho visto che praticamente i top l'abbiamo fatta tutti. E niente, si è partiti con le medie, poi morbide, è stata abbastanza tranquilla, dai, diciamo così. Ho capito, quindi... comunque ho accumulato margine, quindi poi è andata una certa, è cominciata la gestione, quindi di gestione fino alla fine. Ti sei gestito il più possibile con gomme e carburante, quindi puntato più su una strategia piuttosto che andare forte e spingere, ecco. In realtà ho notato che il degrado delle gomme non era elevatissimo, anzi, mano a mano che più passavano i giri, c'era sempre quello scarto di 2-3 decimi a migliorare, perché il carburante si consumava molto in fretta e compensava il consumo delle gomme durante il giro, perché comunque sul circuito di Le Mans non ci sono molte curve, quindi diciamo che il consumo di carburante è più elevato rispetto a quello delle gomme. Ho capito. Quindi pagava anche dal punto di vista della prestazione, non solo dal punto di vista del risparmio. E questa è stata la gara, insomma. Ho capito, quindi è stato, diciamo, un po' tutto a pro della tua guida, quindi sia il poco consumo delle gomme che la miglioria delle prestazioni quando scendeva il carburante a farti fare un'ottima gara. E sì. Rinnovo anche a te la domanda che ha fatto Aldo, se ti piace Le Mans. Sì, sinceramente sì, soprattutto con queste macchine, perché sono pensate proprio per correre su queste piste, quindi sono molto divertenti, assolutamente. L'abbiamo visto, infatti avete dato spettacolo un po' tutti quanti, e vi ringraziamo per questo, siete stati tutti veramente bravi. E a questo punto volevo chiedere a Aldo se ha qualcosa da domandare a tutti e tre i ragazzi del podio. No, niente, io come sempre li ringrazio per regalarci sempre lo spettacolo, ringrazio tutti che sono stati bravi e niente, arriviamo all'appuntamento domani sera e sempre stessa pista però con il gruppo 2 praticamente. Eh sì, gruppo 2, che anche loro sicuramente daranno spettacolo perché sono delle macchine che hanno anche loro i loro cavalli, diciamo. Vedo il Gallo che ha una domanda per tutti però non la fa, aspettiamo un attimo se ci vuole rispondere, cioè ci vuole dare questa domanda che ha per tutti. Secondo me è una grande cavolata quello che sto pensando. Molto molto probabile, molto, vabbè, conoscendo Pietro già è stato sospeso prima, dunque deve che veda lui. Prima continuava a chiamarmi Alex, ha giocato col fuoco, è stato sospeso un po' da me. Sì, è. Domanda per tutti, ma c'è, è questa cosa. Mamma mia, quanto odio quando fa così, se lo sospendo di nuovo si arrangia, guarda. No, sospendilo, bannalo proprio. Via. No, perché se lo sospendi possiamo cacciare tutti i messaggi, anche tra l'altro. Vabbè, Gallo a parte, se non ci fa questa domanda direi che possiamo anche dare la buonanotte. Vai nella chat normale. Nella chat normale, vediamo. Oddio. Io ho paura di sapere. Su Telegram. Dai, vediamo che sia seria, se no non la vedo. Chat normale non la vedo. Niente, il Gallo te la mando su Telegram e mandamela su Telegram, dai, facci sta domanda. dai che se no finiamo alle... Vai nella chat normale, scusa, adesso non è... Ma quella è chat normale? Questa? Dai, mandamela su Telegram, dai, veloce. Già stasera siamo partiti già tardi. Già stasera abbiamo fatto un po' tardi, infatti. Cioè, ripartenza sono qua, tutto... sono qua, andiamo tra un po', andiamo dal fornaio a dare la mano a impastare, se andiamo avanti così. Panettieri. Sì, esatto. In privato, l'ha scritto.
No, vabbè, ma io ti odio, Galdo. Mi ha mandato un'intera cosa di Niki Lauda in inglese. Sì, buonanotte. Ok. Vai a cagare. Bannalo, bannalo dopo. Via, via, Non il sei Galdo serio. bannato. Vabbè, dai, Salutiamo il Sina, comunque. salutiamo Marco, Salutiamo tutti quanti. 84. Sentiamo il Volevo. Carlo che ride. Vai a cagare, va. Rinnovo i complimenti ai nostri piloti dei primi tre classificati, rinnovo i complimenti e anche dico grazie ai ragazzi che sono stati in chat stasera. Ci rivediamo domani con il gruppo 2, sempre qua alla Sart, a Le Mans, e buonanotte. Buonanotte a tutti, grazie mille. A domani sera. Ciao, Ciao a tutti. ciao, ciao. Thank you.